Buongiorno, 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 benvenuti. 9 gennaio, diretta intermarket. Chiedo scusa, mi trovate un po' impreparato, vedete, sono partito anche leggermente in ritardo, perché Marco Carmentano non c'è, non c'è, doveva essere collegato e non, non lo so. Spero che non sia successo nulla di grave. Insomma, Marco, che fine hai fatto? Marco, dove sei? E quindi niente, dovete accontentarvi nuovamente di me. Io e te, tu tu tu, io e tu facciamo questa insieme diretta intermarket. Buongiorno, 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 vado ad attivare subito sopra quelli che sono i contatti di Marco Pianenza STO che vi offre questa diretta intermarket, eh, le promozioni per avere gratis il De Carlos Echinasci, servizi dello stesso Marco Carmentano, insomma davvero, chiamate Marco Pianenza e poi tutta l'offerta di STO che come vedete già attraverso questa diretta intermarket vi fa investire su tutti praticamente i mercati. scusa <ride> un attimo, che qui arriva il sole di Manfredonia, facciamo così, eccolo, qua. è bello, è bello, però insomma le strisce, la camicia strisce col sole di Manfredonia ce l'ho solo io. In... Io, buongiorno eh, buongiorno 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 vado ad attivare anche i vostri messaggi messaggi che compaiono qui eh, sotto di me prima analisi con carmentano che non c'è che non c'è non c'è non c'è non so non lo so ero qui lo aspettavo non so dirvi spero che non sia successo nulla a ah, eh, ovviamente marco Vado a leggere quelli che sono stati i vostri messaggi. Antonio, che aveva scritto addirittura prima della diretta. Ciao Antonio, Neri, attenzione a Neri. Neri ha scritto buongiorno Renato, buongiorno a tutti. Oggi una giornata speciale, per caso il compleanno o qualcos'altro. Non lo so, comunque mi fa piacere. Eric, buongiorno, buongiorno anche a te Mauro, Mauro PT. C'è Chiara, Chiara, buongiorno Chiara, buon anno. Eh, Marco, buongiorno anche a te Gianluca. Su eh, YouTube poi c'è Romolo, 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 buongiorno, Alessio, capitano della squadra di Facebook quando si facevano i quiz, eh, Eugenio, buongiorno, buongiorno anche a Stefano e Stefan FX attenzione Stefan da Francoforte, Guten Morgen, fissata deadline a giovedì o notte, die or break, venerdì, mattina, accordo, Merkel o Schulz, se ci sarà o no, vedremo, vedremo, vedremo. Se effettivamente troveranno un accordo, dati macroeconomici tedeschi, Stefan, ma lì che cosa, che cosa mangiate in Germania? Produzione industriale, vi farò vedere adesso 3-4%, mamma mia, ottobre aveva un po' barcollato, poi è stato rivisto leggermente a rialzo, ma sempre un segno negativo, abbastanza volatile, diciamo questo dato della produzione. Poi c'è Eugenio che scrive oggi causa brutto tempo, riesco a seguirti al vivo. Beh, vedi, cattiva sorte, cioè, brutto tempo, comunque questo, buongiorno, buongiorno anche a te, Giu Trader, con tutte le sue opere. Oh, buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno anche a Marco. Mattia, tia, messaggio da Anonymous. Abbiamo Marco Carmelita. <ride> Per riaverlo 100 ripple e eh, vabbè, tia, tia, tu, 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 la sai lunga. Good morning eh, Massimo, eh, buongiorno anche ad Mr. Vegar Matteo, buongiorno, buongiorno Matteo, Mauro, Mauro formato, buongiorno, buongiorno, un piacere anche per me rivederti, anche se in questa versione. Eh, virtuale eh, bravo Giuseppe che ha usato l'hashtag corretto perché se tu stai commentando questa diretta su youtube c'è il box così come su eh, per quanto riguarda facebook invece per twitter bisogna usare un hashtag scrivendo su twitter l'hashtag l'hashtag il cancelletto detto proprio in italiano bravissimo Giuseppe che ha scritto cancelletto sto nome del broker la data odierna 0901 quindi cancelletto hashtag 0901 buongiorno bravo bravo Giuseppe saluto anche Uh, Luca ciao Luca buongiorno 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 Beppe 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 Beppe, Beppe Trader va benissimo così scrive e Eugenio buongiorno 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 e sono sincero non mi ero preparato perché oggi era doveva fare Marco Carmentano l'analisi ovviamente i mercati bisogna sempre seguirli seguirli e avete notato che è successo sullo yen tu 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 che ti sei svegliato questa mattina e hai detto mamma mia è crollato è crollato il dollaro yen che significa acquisti sullo yen perché perché lo andremo a vedere adesso Intanto saluto anche eh, Riccardo, Riccardo buongiorno, buongiorno, buongiorno. Cominciamo a vedere, andiamo subito, andiamo a vedere subito quella che è il calendario macroeconomico e cominciamo con la notte, andiamo indietro, erano l'una, mentre chissà tu, tu tu eri già andato a letto oppure no. Uh, average Cash Earnings, cash earnings cosa sono? Cosa sono? Tu ti sei chiesto, ma che cos'è questi average? Average e media, cash, contanti, earnings, guadagno, stipendi, salari, chiamateli wage come li chiamano in tutto il mondo. Sono i salari, i salari che come notate, attenzione, attenzione, in Giappone sono cresciuti. Qui continuano ancora lavori, stanno cercando il bitcoin, stanno scavando, minando, non so che cosa stanno facendo. Chiedo scusa se si sente un sottofondo di rumori. I salari in Giappone a novembre sono cresciuti allo 0,9 contro lo 0,6 che era le, il consensus, le attese degli operatori. Quindi buono, buono, buono questo dato. Mentre in Giappone consumer confidence 44,7, leggermente sotto il 45,1. Poi i dati tedeschi, balance of trade, Stefan, tu tu, tu che sei lì in Germania. Questo c'è un problema, c'è un problema, ovvero mentre noi Italiani. A noi italiani ci dicono dovete alleggerire il debito perché il rapporto PIL-debito è troppo, troppo, troppo eh, disavanzo, c'è un deficit quando avete il segno meno. In Germania cresce 23,7, un avanzo surplus e loro stanno violando le regole perché la, le regoline, la normativa europea, così come si sono messi d'accordo tra di loro, impone che non deve essere assolutamente... Come non deve essere alto il debito, anche l'eccedenza sul plus, perché uno dice? Perché se tu, 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 Germania non stai spendendo, ti stai risparmiando, ti stai sottenendo tutti questi soldi, è un male, è un male per l'Europa, li devi investire, investi, investi, investi e quindi, insomma e Quindi, questa è la situazione. Cresce, cresce questo avanzo commerciale che poi bisogna vedere anche nei confronti degli Stati Uniti. Trump, chissà, non sarà contento. E vedete l'export più 4 contro 1, eh, 0,4 meno 0,4 precedente 1 e 2 current account, poi 25,4. Insomma. E poi eccolo qui il dato sulla produzione industriale 3,4% 3,4% per ottobre se non ricordo male Stefano aiutami pure tu Stefano FX da Francoforte ehm, si era lavorato c'erano stati giorni in meno se non ricordo male perché il dato era stato negativo perché c'erano stati più giorni di eh, vacanza e quindi vedete a novembre subito questi tedeschi 3,4 eh, contro 1,8% atteso il precedente è stato rivisto comunque a rialzo sempre comunque lettura negativa meno 1,9% poi scorrendo la giornata più tardi, proprio in chiusura di questa diretta intermarket, conosceremo quello che è il tasso di disoccupazione europeo e poi nel pomeriggio qualche bandierina canadese, Aussie Stars e America tutto sommato, tranquillo, tranquillo, eh, in serata c'è eh, l'API Report, non c'è qui però mi sembra che avevo letto da qualche parte che era previsto, atteso anche un intervento, un discorso del nostro oramai caro amico, presidente della Federalistade di Minneapolis, Kashkari, Kashkari. questo 2018 eh, che partirà con la novità quindi del nuovo presidente che subentrerà alla IELN come sappiamo però J. Powell Giron Powell Saluto, ciao Marco ciao Marco M su eh, da YouTube Roberto, ciao Roberto, buongiorno su eh, Facebook, eccola lì perché è una giornata speciale, ce lo dice Neri appena diventata zia per la quinta volta auguri, auguri, bellissimo bellissimo, è la cosa bellissima, è diventare papà mamma, zia, i bambini, i bambini sono la cosa più bella, auguri, auguri Neri, ai genitori, ovviamente a tutta la famiglia, è sicuramente oggi un Bel giorno di festa. Eh, Giovanni scrive: Dollaro in ripresa. <ride> Mattia, a Manfredonia si cerca il Monero. Monero è la criptovaluta, quella effettivamente che si può nascondere. Diciamo così. Saluta anche Luca. Ciao Luca, Luca, buongiorno. Antonio su YouTube, eh, Giappone il paese della cuccagna per i lavoratori: salari aumentano, inflazione zero. Eh, poi ancora Neri dice: cioè più c'è crisi, più ne guadagna la Germania. In qualche modo, sia sì anche per effetto degli acquisti del Bund. L'obbligazionario, il, il debito, glielo paghiamo tutto noi, praticamente investitori esteri. Eh, Stefano, ecco, Stefano da Francoforte: sì, 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 mi ricordo che avevano giustificato il calo di produzione per colpa di un ponte festivo, non estivo. Mi ricordo pure bene. Buongiorno Nene, Nene, San. Nene, San. Uomo, donna, non lo sapremo. Comunque mi sembra un Nick nuovo. Se sei nuova, nuovo o nuova, benvenuta, benvenuta in questa diretta Intermarket. Eh, Gianluca conferma anche lui che eh, il calo di produzione c'era stato per un ponte festivo. Eh, quindi, ancora, auguri, auguri neri. Eh, bella, bella, bella notizia. Ci ha dato davvero una bellissima notizia. Mi sa che li ho letti tutti i vostri messaggi. E a questo punto possiamo cominciare a vedere un po di grafici e cominciamo ovviamente con gli indici azionari vediamo vediamo ci sarà ci sarà intanto il primo saluto saluto anche mister nico nico buongiorno 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 mister nico buongiorno buongiorno anche a te sei pronto nico stiamo cominciando l'analisi con i grafici quindi cominciamo con gli indici vamos e cominciamo con l'indice come sempre giapponese che nonostante la notizia che questo è successo verso le 2 di questa notte, ora italiana ehm, la banca centrale giapponese ha fatto sapere che ha ridotto l'acquisto dei titoli di stato e questo il mercato ha cominciato a vederlo come un primo, ma un primissimo segnale, però lo sapete che i mercati devono anticipare devono anticipare le news e quindi buy a rumor, sell on news, proprio per questo motivo e quindi fa pensare qualcuno dice ma è una prima iniziale mossa, cominciano a Far capire che intendono anche loro, come per esempio la Banca Centrale Americana ha cominciato da tempo, forse anche quella europea riduce l'acquisto di titoli di Stato. In questo eh, 2018, sapete a settembre, chissà se poi continuerà o meno, lo scopriremo solo vivendo a settembre 2018. Giappone ha cominciato e questo ha colto un po' di sorpresa il mercato, però l'indice giapponese, il Nikkei Tokyo, vedete, resta comunque al rialzo, è ben impostato al rialzo con questa bella candela verde che nasce. Vedete l'accelerazione da quando ha tolto il tappo dai 22.900 punti. Poi 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 vediamo i mercati americani che boh, venivano da massimi storici, non è che dobbiamo fare ogni giorno festeggiare un nuovo massimo storico, però il trend resta decisamente eh, positivo, eccoli gli indici americani, trend al rialzo, questo è il Nasdaq 6.684, 2.747 per l'S&P 500, oramai si è stabilizzato sopra i 25.000 punti il caro Dow Jones, quindi indice Nikkei al rialzo, eh, quello... Quelle più importanti americane in rialzo. Andiamo a vedere l'Europa. L'Europa che aria tira, che aria tira, che aria tira dalle nostre parti. E vediamo subito indici, euro, daily. Ed è tutto verde, verde, euforia, euforia e attenzione perché sul nostro Fuzzimib si sta preparando l'aggancio guardate guardate siamo lì siamo oramai dentro la resistenza dei 23.000 punti però fermi tutti fermi fermi fermi, fermi, fermi tu, tu, tu 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 che eri già pronto a cliccare short sell wait and see aspetta e vedi perché è il colore verde ha i green green se vuoi seguire il consiglio del prudente mister ha aspetta aspetta almeno il colore rosso siamo su una bella resistenza però Resistenze supposti, supposti no, non supposti, supporti, attenzione. Sono destinati a essere violati. Quindi, bello, d'ora in poi possiamo chiamare supposti supporti. Non potrebbe essere male. Dai, potrebbe essere un buon modo di chiamare. Se, se ti prendi lo stop sul supporto, ti hai preso vuol dire hai bucato il. il, il vabbè, avete capito. Basta, 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 non, è, non andiamo oltre, che è pericoloso. Eh, quindi il nostro Fuzzi Mib sta lì. 23.000 punti c'è, 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 lo vede, lo vede il traguardo e chissà. Che non riesca anche a superarlo, così come il DAX con i dati odierni si conferma. Il DAX, attenzione, perché i 13.475 che vedete lì è la resistenza sui massimi storici. Noi siamo lontani, lontani anni luce da. I top assoluti, poi l'eurostox ancora deve farne di strada per avvicinarsi alla resistenza dei 3700 punti. L'indice Macron, invece, eccolo qua, l'indice francese praticamente già lì in test. Fasi test 5523, colore verde: tutto verde, verde ai chi nasci. L'indice spagnolo. È ancora distante e vicino a questa resistenza verso i 10.500, però colore anche qui verde, Aikinashi. E l'indice inglese che va, va come un treno, questi sono nuovi massimi storici assoluti per quanto riguarda il Fuzi 100. Insomma, quindi questa è la situazione. Indici tutto, 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 decisamente positivo. Altri messaggi vostri, Mattia. Uh, avvistato il vicino di Renato Comuncarlo di Tron uh, tanti auguri a Neri da parte di uh, Mauro Tia, Maffredoni e la Cripto di Italia uh, Neri, mi ricordo un'intervista del dottor Aldo Varenna mamma mia, con te Renato, carissimo Purtroppo non c'è più eh, il dottor Aldo Varena che diceva la Germania è diventata più scaltra, mamma mia, eh, Neri non ho parole, non ho parole, che era tipica degli italiani, non ho parole, esatto, ricordo anche io quel passaggio dove si parlò proprio del fatto che fece la domanda che il titolo di debito eh, in tedesco praticamente lo finanziamo noi investitori esteri e quindi, mamma mia, Neri non ho parole, complimenti, veramente eh, hai ricordato un passaggio di quella intervista che ricordo adesso con maggiore affetto visto che purtroppo è scomparso prematuramente. Infatti Fantastico, il mitico dottor Aldo varenna eh, Saluto Mirkotec, buongiorno, buongiorno. Ecco Nene, attenzione, Nene San ci fa sapere che è un uomo. Ok, già questo è importante. E non sono nuovo, ho cambiato Nick. E eh no, puoi tu non potete fare questi scherzi, cambiare. Comunque, ciao Nene, 2018 con un nuovo Nick. Anzi. Io direi se siete d'accordo, perché non mettete anche solo il nome? In questi già siamo un mondo virtuale, eh, nickname, così, insomma, rendiamo più umano, rendiamolo più umano questo mondo. Quindi se volete, è un invito, poi, ognuno è libero, ovviamente. Mettete il nome, mettete il nome così perché proprio oramai siamo tra amici, siamo tra amici qui. E, eh, e quindi, insomma scegliete voi. Eh, XTB, buongiorno, buongiorno, buongiorno anche a voi, Chiara, Chiara buongiorno, buon anno, saluti, saluti a Chiara, è arrivato anche Bebo, buongiorno, 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 eh, Bebo, buongiorno anche a Daniele, buongiorno a Carlo Andrea, anche se in ritardo, Giampaolo, buongiorno, buongiorno, mi raccomando, però la puntuale, siate più puntuali, va no, benissimo, Renato, Renato, Bebo, penso che si riferisse a quell'altra... Cosa lì? Eh, poi, poi chi è arrivato? Chiamato Jamal, Jamal, buongiorno. anche Oggi le donne, oggi le donne, leggermente in eh, ritardo. Buongiorno a tutti, scusate il ritardo, ma stamattina sono capo, spero tutto ok, però Ivana. Eh, poi c'è Mauro Giulio, buongiorno, bentornato anche a te, eh, Remo, buongiorno, buongiorno Vittorio. Ne scrive esattamente Renato saluto eh, ovviamente eh, lì dove è lui adesso dottor varenna bevo in napoletano si sì, umano eh, chiamatemi wallet o anche I, ico scrive eh, mattia insomma comunque tornando al discorso analisi dell'indice avete visto quadro positivo positivo rialzista rialzista up 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 e adesso attenzione attenzione tutto tu, tu che stai ascoltando vedendo questa diretta intermarket con le cuffie fai attenzione quando faccio così vuol dire attenzione potrebbe esserci un alert un alert se state ovviamente sentendo gli altoparlanti abbassate perché potrebbe esserci potrebbe esserci un alert se andiamo adesso a eh, vedere intanto eh, saluto michele che eh, però usate l'hashtag su twitter che sarebbe hashtag STO 0901. Saluto, saluto Michele. E ehm, quindi cominciamo con l'analisi. Attenzione, FX e materie prime, valute, quelle più importanti e materie prime. Vamos! Attenzione, attenzione, cominciamo subito in primo piano grafico euro-dollaro perché è stata confermata la candela rossa chi nasce sulla resistenza in area 1.20 e 66. Attenzione, quindi allert. Allert, candela rossa si è andata proprio a riproporre su un livello già di vecchia conoscenza e magari mettiamo anche in primo piano la resistenza sui 1.20 e 66 dove già qui in passato, già si era avvicinato qui, candela rossa poi ci aveva riprovato, lì parliamo 8 settembre 2017 quando c'è stato praticamente area meeting delle banche centrale banca centrale bce soprattutto e eh, da lui poi c'è stato poi il ripiegamento fino a sotto 1,16 poi il trend nuovamente al rialzo e guarda caso che coincidenza candela rossa ai che si va proprio a confermare già confermata in area 1,26 ho alzato giusto l'asticella prendendo come riferimento la chiusura sulle candele giapponesi, quindi sui dati ufficiali più alta in questo caso, e quindi 1,20,66. E quindi nuova candela rossa ai Sarà contento Draghi, finalmente che era lì, che gli è andato sicuramente di traverso qualcosa storto il cenone del 31 dicembre, quando ha visto che l'euro saliva sopra 1,20. Con tutta la fatica che sta facendo la Banca Centrale Europea di alzare l'inflazione, un euro che saliva non era assolutamente ben vista. Quindi sarà contento Draghi, hai visto <coughs> candela rossa ai Kinasci, Mario. Candela rossa ai Kinasci, quindi B happy vedremo se effettivamente ci sarà adesso partiamo adesso comunque già c'è un movimento siamo 119 e 35 però però vediamo se c'è anche la candela verde ai chinasci sul dollaro contro il franco svizzero con cui è correlato inversamente negativamente se allo se sale uno scende l'altro andiamo a vedere andiamo a vedere subito e c'è piccola 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 ma c'è vedete la tenaglia la tenaglia correlazione inversa vi risparmio questa volta eh, l'alert confermata la candela verde anche sul dollaro franco-svizzero, quindi un dollaro, dollaro è un dollaro che sta riprendendo forza, attenzione che sta maturando, non è ancora confermata sta maturando una candela rossa sul grafico del cable GBP USD, lì dove già in passato con questa candela rossa era sceso da 1,35 fino a 30,66, è stata presentata una nuova squadra di governo ma giusto non nei posti quelli più importanti Hammond, Johnson sono stati tutti confermati e ehm, in attesa sempre di capire gli sviluppi di questa uh, Brexit Brexit il dollaro yen dollaro yen ha sentito uh, la notizia di questa notte delle ore 2 dove la banca centrale giapponese ha ridotto l'acquisto di titoli di Stato quelli giapponesi ed è stato visto come forse il primo segnale di una possibile uscita da questa politica espansiva, però già sta recuperando, è già lì 112,92 perché c'è un dollaro che abbiamo visto che si sta rafforzando, li metto tutti e quattro insieme, un dollaro che sta riprendendo vigore e in più dollaro yen è correlato intermarket positivamente con Wall Street e l'indice più importante più importanti è l'indice eh, quelli americani e quel giapponese che abbiamo visto, tutti scoppiano di salute al rialzo e quindi 112,90 in questo momento attenzione, attenzione che forse, forse c'è un altro alert forse c'è un altro alert no, 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 no. <ride> vediamo, vediamo, non lo so, non lo so, non lo so vediamo, vediamo, vediamo. i grafici forex e materie prime se c'è qualcosa di interessante da vedere, no non c'è, però sta lì, sta lì la vedete qua, qua, qua la candela rossa Aikinashi su Gold, Gold che è quotato in dollari come se fosse Gold slash barra USD. E quindi se si apprezza, come veniste, euro-dollaro si apprezza la moneta americana, scende euro-dollaro. E qui si comincia a vedere, però ancora deve essere confermata. La candela rossa Aikinashi quindi non ce l'ha fatta a, eh, ad arrivare fino alla resistenza sui massimi 2017 verso i 1350. però Vediamo, prima di essere confermata, quindi assolutamente non e non anticipate. Mira quanto. tu, non anticipare <ride> il segnale, aspetta la conferma. Mentre c'è stato uno scatto al rialzo, ai nuovi massimi di periodo per quanto riguarda il petrolio, vedete il grafico. Confermata l'impostazione anche con gli USDCAD ieri. Se avete seguito Action News, la novità, la prima novità di questo 2018 sulla mia pagina Facebook, solo sulla mia pagina Facebook, la diretta, oppure potete registrarvi e ve la mando alla rediretta subito dopo via email la registrazione. Quindi dovete mettere il mi piace necessariamente sulla mia pagina se volete seguire il live. Ieri ho fatto vedere proprio un'indagine che ha fatto la Banca Centrale Canadese su quello che è lo stato, il sentiment eh, delle, con delle business, quindi delle aziende canadesi. Che tutto sommato è positivo, e, insomma, conferma ancora di più il fatto che dovrebbe esserci un nuovo rialzo dei tassi. Il 17 gennaio c'è il miti della Banca Centrale Canada, BOC, però. Si va ancora, eh, probabilmente sarà più marzo in questo momento. Gli operatori di mercato si aspettano più verso marzo un rialzo eh, dei eh, tassi CAD. Già luglio e settembre ci sono stati due. Poi andiamo a vedere il mercato obbligazionario. Ricordate, e questa rossa andrebbe poi ad allinearsi gold con l'impostazione che fino a ieri è al ribasso e vediamo se è confermato. L'impostazione del decennale americano e del ribasso. Guardatelo, guardatelo lì, eh, si sta avvicinando. Oramai si vede il livello 122,82 che è il. Minimo e questi prezzi vanno dalla parte opposta di rendimenti. Parlo sempre americani: minimi toccati da quando lì è stato eh, eletto eh, Trump. Il, il Trump Trade, super dollaro. Trump, tutto quello che volete. E quindi siamo lì, siamo lì. Quindi anche gold andrebbe a delinearsi e in qualche modo sarebbe rappresenterebbe una news positiva. Ancora risk on, propensione al rischio: c'è cioè voglia di rischio da parte del mercato azionario e, soprattutto, ovviamente, parlo di Wall Street stanno per uscire, mi ricordate che stanno per uscire i dati sulla disoccupazione, intanto vado a salutare Nunzio, eh, Agostino, buongiorno, buongiorno. Eh, Luca, euro dollaro, quale possibile target? Per il momento è short. Il target, è quello che posso dirti Luca, è per il momento l'impostazione è al ribasso. Eh, beh, per scrivere tra qualche minuto tasso di disoccupazione, non so, visto che sono già 10:55, non penso che riusciremo a seguirlo in diretta, al massimo farò un action news se sarà tale importante andrà a movimentare il mercato. Buongiorno, buongiorno anche a Cristian eh, Antonio, quindi gold e yen non più correlati in questi giorni. Antonio faccio uh, faccio un action news quando ritrovate Marco. Eh, poi c'è Jacopo, buongiorno. Buongiorno, Jacopo. Sul tuo sito non è scoppiato a trovare il grafico con tutte le valute a confronto. Quello era un widget che stavo utilizzando su, eh, grazie a TradingView, che faceva vedere appunto i confronto. Ecco perché, siccome adesso non c'è più la diretta Forex, e eh, allora ecco perché non è più presente. Gianluca, nel mar cinese c'è stato uno scontro tra un cargo e una petroliera. Sì, ho letto anche io di eh, questa notizia 10.56. Eh, Insomma, comunque, se succederà qualcosa di importante per quanto riguarda la news, che ci sarà alle 11: se sarà tale da movimentare i mercati. Allora, action news action news novità 2018. Quando succede qualcosa di importante, che movimenta, una news, un rumors, qualsiasi cosa, parte action news. Quindi vi consiglio di registrarvi, mettere mi piace seguire sulla mia pagina Facebook per essere sicuri di ricevere la notifica quando parte il live oppure se potete anche o, e o registrarvi via email, subito dopo ve la impacchetto e ve la mando via email la registrazione. Bene, bene, si chiude qui questa diretta intermarket, cercherò di scoprire, spero che non sia successo nulla, a Marco Carmentano, vedremo insomma di recuperare in questi giorni o eventualmente la settimana prossima l'appuntamento del lunedì. Grazie, grazie, grazie a voi tutti che avete seguito anche questa diretta intermarket, buona giornata, buona giornata, buona giornata, appuntamento domani, ore 10.30, buona giornata, bye bye.